buongiorno a tutti cari telespettatori. Oggi stiamo andando a Como a vedere molti monumenti della Como romana e della Como gotica. Stiamo entrando nella città di Como. Tra pochissimo potrete vedere i monumenti. Siamo arrivati a Como, siamo scesi dal bus e adesso andiamo. Oggi una rimanda. Era la porta d'ingresso alla città. È un esempio di architettura militare, perché appunto aveva uno scopo difensivo, vedete? È molto grande, imponente e alta 40 metri. Ha due aperture, da questa parte completamente chiusa, mentre vedrete che dalla parte interna è aperta. E poi ci sono le mura, queste mura risalgono al periodo medievale, ma in realtà Como aveva già le mura ai tempi dei romani, cioè i primi a costruire sono stati i romani, poi dopo sono state abbattute dai milanesi, perché c'è stata una guerra con Milano, poi dopo è arrivato il Barbarossa, ha vinto la guerra contro i milanesi, Como era alleata di Barbarossa e ha ricostruito le mura. Infatti il castello Baradello è il castello costruito dal Barbarossa per vedere se arrivavano i milanesi. Adesso abbiamo appena visto Porta Torre e adesso ci saranno molti altri monumenti da vedere. La chiesa di San Fedele, vedete? Questa era l'antica cattedrale, l'antico duomo di Como. Primo duomo a Como non era quello là, ma è stato questo, perché addirittura questa chiesa risale al VII secolo, VIII secolo, è molto antica. Ed era in questa piazza. Questa piazza era proprio la piazza dei fori. Cosa sono i fori? Proprio i tempi dei romani. Era proprio il foro, nel senso che c'era il mercato, qui facevano i mercatini, il mercato del grano. Quindi questa piazza era proprio il cuore della città di Como. Poi hanno costruito la chiesa, hanno fatto il campanile, poi cosa è successo? Negli anni, diciamo, sono successe varie cose, questa chiesa è stata rifatta, la facciata completamente, all'inizio del Novecento. Infatti questa facciata è moderna, è in stile neo-romanico, cioè riprende la facciata della chiesa antica, ma è moderna, a parte il rosone che è rinascimentale, la base della torre, anche questa è del 1200, poi invece l'ultima parte è stata ricostruita. Anche questa. Vedete che è un po' incastrata tra le case? C'era stato un dibattito per abbattere questa casa qua, ma poi dopo non l'hanno tenuta, cioè volevano abbattere questa casa, ma invece l'hanno tenuta perché è molto antica anche questa. Vedete i pilastroni? E quel dipinto, vedete quel dipinto sopra, se guardate c'è una data, c'è 1508, una pittura del 1500. Portali più antichi di Como, fatto dai maestri comacini, il portale del grifone, perché quello lì è un grifone. Il grifone rappresenta le virtù, le qualità positive, la forza, la fede, che mangia invece il drago, che rappresenta le qualità negative, il male, il diavolo. Poi ci sono tutti dei motivi floreali, quello dovrebbe essere il profeta Amaru, c'è un angelo, e comunque è molto bella, questa è originale, è rimasta originale di com'era la chiesa del Medioevo.
perché lì c'è la trave che praticamente copre quella statua, ma non dovrebbe essere lì, perché c'è stato un piccolo cedimento della struttura. L'ultimo elemento è stata la cupola, che è del 1700. La facciata è la parte più antica, è la parte tardo-gotica, mentre il resto è rinascimentale. Quindi il gotico e il duomo è un mix di stili che si sono susseguiti nel tempo. Vedete, anche molto bella questa piazza, perché? Perché qui abbiamo il duomo e se ci giriamo di là abbiamo Palazzo Terragni, poi la maledetta casa del Papa. Era del 1200, era la sede del comune dove venivano prese le decisioni, e c'era la torre, quella è la torre civica. Torre Broletto, riconosciuta come certo. Torre Broletto. Fatto di marmo lombardo, vedete, marmo bianco, marmo grigio, marmo rosso. Poi vabbè, negli anni ci sono stati vari rifacimenti come queste finestrelle bellissime. Particolarità della facciata sono le due statue dei Plini, Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, che erano romani, erano pagani loro, ma i Comaschi hanno voluto comunque dedicargli queste due edicole, perché erano personaggi di Como molto importanti. Perché Plinio il Vecchio scriveva enciclopedie, tutto quello che ha scritto praticamente riguardo un sacco di argomenti, e lui è morto andando a vedere l'eruzione del Vesuvio. Respirando i fumi dell'eruzione del Vesuvio, sì, è morto praticamente. Qui davanti c'è lo stadio del Como e adesso qui c'è il Tempio Voltano. Pier Ilario con la vasca di uova più antica di Como, è una società storica molto importante, ha campioni mondiali di cantaggio. Poi c'è l'hangar degli aerei, che è un altro pezzo storico importantissimo. Poi c'è il palazzo del Novo Como, fatto da Terragni, quello là. Alla grande.